Oggi finalmente mi trovo al Cavallino Matto, uno dei pochi parchi italiani che non ero ancora riuscito a visitare. Quindi per me è la prima volta qui, sono curiosissimo di esplorare questo parco. In parecchi mi avete chiesto spesso cosa ne pensassi, se vale la pena venire qui, e in realtà non vi ho mai saputo rispondere proprio per questo motivo, non c'ero mai stato. È un parco con una storia un po' particolare, perché in realtà è nato negli anni 60 come semplice maneggio. Non c'era proprio l'idea di farlo diventare un parco divertimenti. Sì, c'era già allora qualcosa di ludico, un parco giochi, il mini golf era già presente allora e qualche campetto sportivo, ma in realtà l'idea di farlo diventare un vero e proprio parco è nata agli inizi degli anni 90, quando iniziò la sua vera espansione, cambiando ufficialmente nome in Cavallino Matto e iniziando a mettere qualcosa di un po' più adrenalinico. Allora la particolarità erano gli scivoli, c'erano tanti scivoli per adulti e bambini che attiravano molto l'attenzione degli ospiti. Poi ovviamente nel corso degli anni è andato sempre più ingrandendosi fino a diventare il parco che conosciamo oggi. Per un periodo agli inizi degli anni 2000 la direzione pensò di concentrarsi principalmente sul target infantile e per questo motivo il parco cambiò nome in Magix, se non ricordo male, che ad oggi è il nome della mascotte del parco, un cavallo. Poi successivamente si tornò a utilizzare il nome di Cavallino Matto, che fu dato in onore proprio di uno dei cavalli del vecchio maneggio, che era un po' particolare. E quindi eccoci qui, finalmente Cavallino Matto. Oggi sono in compagnia di Jack. Buongiorno. Che strano, ma come mai sei con me? E nulla, esploriamo. Appena entrati c'è subito il classico calcio in culo, e qui in realtà non so come si chiama. Ah, ecco, Flying Swinger. Però è sempre affascinante da guardare, è una delle attrazioni più iconiche del settore dei parchi e del Luna Park di tutto il mondo, quindi sì, ci sta. Dà molte vibes da Luna Park, ma ci sta. Ah, e Cavallino Matto, all'esterno del parco ha anche un ristorante che fa cucina bavarese, non so perché hanno fatto questa scelta, però ci sta, vabbè. Accanto ai ristoranti che fa cucina bavarese c'è un chiosco che fa cocktail, Samoa. E c'è il mini golf, nel quale è vietato entrare in moto. Ah, giusto, mi raccomando ragazzi, non trasgredite le regole del parco, soprattutto questa. Non entrate in mini golf in motocicletta. Non si sa mai. Ah, qui rinfreschiamoci un po'. Non è che è necessario, in questo parco, però. No, però poi arriva tutti di qua. Sì, esatto. Ma è pieno di coda, è praticamente un brucomela tematizzato con Topo Zorro, ma è pieno di gente. Niente, alla fine ci siamo ritrovati in coda, siamo quasi arrivati, quindi facciamo sto Topo Zorro. Dici che è bello? Bellissimo, posso dire una cosa ai tuoi follower? Dillo. Mi faccio pubblicità, venite a vedere il mio video perché piovono cappelli. Ah, esatto. E appena è successa una cosa in questa cosa fascinante, andate a vedere il suo video. Dai, comunque è largo. Oddio, ma che stavo chiudendo? La lap bar sbagliata. Stavo tirando questo. Oh, è partito il topo. Sei pronto per entrare nella fetta di formaggio? Vai! Guarda che questo formaggio è fighissimo. Ah, che puzza di formaggio! Oh. Sarebbe figo, Cavallino Matto, dai. Oh, ma basta dire le stesse cose. Ma quanto è fluido. È vero? Fluidissimo. Ho detto che è un B&M. Guarda, guarda! Oh! Ancora Autorama! Vai, vai! La cosa che mi disturba è questo fungo, non ha senso. Devono mettere dei formaggini. Super Mario. Ma vabbè. No, dai, tutto sommato ci sta. È una bella alternativa ai soliti brutti. Ah, lì ci sono i formaggini! Dai, forza! Poi arriva questa arietta da qui. No, basta. Oh, Topo Zorro, non male. Hai fatto bene a entrare. Dai, carino. Valsa la pena. Sì, sì. Oh, attento, non è che poi ti bagni e ti lamenti, poi ti devo sopportare io. Oh, sei sicuro che non ci si bagna? Vicino all'ingresso c'è subito Pirati, che sarebbe dovuta essere la novità dell'anno scorso, però per dei problemi burocratici purtroppo è ancora chiusa e sarà molto probabilmente la novità del prossimo anno, quindi bisogna aspettare ancora un po'. In realtà pare che i lavori stessero procedendo abbastanza bene, parte della scenografia c'è già, il percorso è praticamente già fatto. Che peccato, quando succedono queste cose non è sicuramente bello per i parchi, non è bello per gli ospiti, sono dei rallentamenti che danno parecchio fastidio, però vabbè, siamo qui, aspettiamo, sicuramente torneremo l'anno prossimo quando sarà completo. Poi la scenografia non sembra neanche tanto male, c'è questo mostro marino immenso. Come tipologia di attrazione è un'attrazione che fa zamperla. Se non erro c'è lo stesso identico modello alle Olandia, le rapide di Leonardo. E questo, non vorrei dire cagate, però è quello che era Miragica prima che succedesse tutto il casino nel parco pugliese. L'hanno acquistato loro, gli hanno ridato vita, quindi sono veramente curioso di vedere cosa ne uscirà fuori. Ah,
qui c'è Masai, che in realtà è una pseudo novità perché ha riaperto proprio qualche settimana fa. Dai, è bellissimo, ragazzi, ma è a tema Crash, palesemente. Cioè, questo è Crash Bandicoot, fighissimo. È una flat ride, niente di che, eh. Proprio il meccanismo in generale non è nulla di entusiasmante. Però il tema, bellissimo. Perché è Crash Bandicoot? Cioè, è bellissimo. Non possiamo non fare le canoine delle favole, è stupendo. Ma guarda anche la... Ma è bellissimo, ma guarda che scenografia. I mini tronchi, ragazzi, sono troppo carini. Cioè, guardate, è bellissimo. Vado. Vai tu davanti che è più pericoloso. Vai, ma ci entri te? Sì, eccomi. Ok. Oh, non è che affondiamo. Oh mamma, no, qua c'è stato attento che ci si ribalta veramente. Senti, giuro. Oh, ma guarda, guarda. Oh, oh. Ma io sono fermissimo, ma si muove da solo. Accappotteremo? Probabile. Guarda, 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 porca miseria. Dai, è fighissimo. Guarda il camaleonte. Guarda che è super pericoloso, eh. Senti, batti le mani. Vai. Questa è la trazione più bella del parco. Guarda, senti come spinge, è proprio bello. Mani. Oh no, è già finito. No, ma è cortissima. Guarda che bellissima. Ai bambini piace, secondo me. Anche a me. A parte il fatto che abbiamo rischiato di ribaltare. Cioè, guarda, guarda. Ah! Dai, ora, a parte gli scherzi, carinissima per i bambini. E se venite qui con figli molto piccoli, non potete assolutamente non farla. Ha una tematizzazione carinissima, ma anche i tronchi piccoli, ma dai. Ripeto, carinissima la scenografia. Però sì, è una frazione per bambini. Nulla di entusiasmante. Qui c'è un Wild Mouse. Si chiama Wild Mine. Questi coaster non è che siano proprio comodissimi, eh. Cioè, è come quello di Mirabilandia. Ricordo la Finlandia. Guarda che sei messo male, te lo dico. Ah no, ora sono messo male io. Oh, oh. Vediamo, vediamo. Testiamo i freni, secondo me. No, dai, carinissimo. Sì, molto più fluido di quello di Mirabilandia. Però sì, fa male pure questo, eh. No, senti qua, frena. Guarda, oh! Oh, qui c'è il Safari Adventures Game. Io questo lo voglio fare. Vai. No, bellissimo, dai, cos'è? Qua si spala. Esatto, cioè vedo, ma bellissimo, è una dark ride all'aperto. Sì. Andiamo. Ma fa super ridere che devi sparare ai bersagli, no, ai animali. Mi raccomando, si spara ai bersagli, eh. Gli animali non si toccano. Ma tu non vale, ma parti con 100 punti. Ma no, ma va. Ma non guardare. Ma non esiste questa. Guarda, ma stai parando. Ma che vergogna, ragazzi, non c'è proprio competizione. Ma non guardare. Guarda come sale. No, io ti riprendo perché è una cosa proprio indecente. Guarda, guarda, ma porca miseria. Oh, ma poi da dove lo vedi il bersaglio? Io non riesco a capire. Ah, ecco, ecco, guarda, mi ha dato 100 punti. Io sono partito già con 6. Sì, ma non vale, ma dai. No, ma questo non va. Ho sparato all'unico bersaglio spento. Dai, sono rimasto a 200. Ma è spento. Ma vanno, dici che non vanno? Ma alcuni sono spenti, eh. Ah, no, vanno, scherzavo. Sì, ma sono scarsissimo, sì, ma dai. Vabbè, ma non vale. Devi fare meno 600, ma in realtà. Oh, figo qua. Madonna, sono concentratissimo, non so che video sta vedendo. Oh no, hanno rimesso l'ippopotamo. Oh, ma che dove era. Ah. Oh, si è mossa. Ma se mi sono fermato a 1500, per me va bene così, ragazzi. Ci rinuncio. Basta, ma quanto stai a 3000? Cos'è? 3200, ma basta. Sono super concentrato. Dai. Sparacato. Sì. Ah. Arrabbiato. Almeno 2000, almeno 2000, ok. 4000. Ok, dai. 4000, ah. Sì. Basta, guarda, sono proprio amareggiato. Qua non c'è proprio competizione con Jack, ragazzi. Vabbè. Mi sono dimenticato di dirvi che al Cavallino Matto, non so se è solo per il periodo estivo, comunque organizzano lo schiuma party. Qui alla Fantasy Arena, infatti è pieno di gente, c'è un piccolo spettacolino. È chiaro che gli schiuma party non fanno proprio per noi, per lui poi. Oh, no, no, siamo pronti, arrivederci. Possiamo perdere. Qui c'è anche il Cinema 4D e fanno uno spettacolo che, se non sbaglio, era anche a Magicland parecchi anni fa. Carino, sicuramente godibile. Non è un filmato originale del parco, ma voglio dire, non è un problema. Cioè, c'è comunque gente che vuol vederlo, quindi ok. Siamo arrivati davanti all'ingresso di Jurassic River, che io sono curiosissimo di fare. Jurassic River, che è anche una delle attrazioni più recenti qui al parco, è inaugurato nel 2018, quindi sì, sono passati un po' di anni, ma in realtà è ancora molto recente come attrazione. Ed è anche un'attrazione unica, se così si può dire, in Italia, perché è un po' un water coaster. Dopo la discesa ha
anche una piccola hill, anche un po' di airtime, quindi conta anche come roller coaster. La trovate sul database delle montagne russe, su RCDB, quindi è a tutti gli effetti una montagna russa acquatica. Della Technical Park, stessa ditta che ha costruito Wild Rodeo a Magicland. Ovviamente sono due attrazioni totalmente diverse, ma la ditta è quella. Mi incuriosisce un casino perché da fuori si vedono questi animatronics dei dinosauri che sembrano veramente ben realizzati. In realtà il percorso sembra molto lungo, quindi andiamo subito a farla. Sì, infatti mi fido, vai. Però figo, c'è l'audio on board qui. Sì. Guarda. Oh, 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 oh. No, 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 si inizia, si inizia. Perché si sbagna qua? Aia. Ah. Jurassic Park. Dai, dai, è figa. No, no, no. Oh, oh, oh. Non ci si bagna tanto. Ma aspetta. Cosa? Aspetta. Oh, vabbè, però è carinissima. La tematizzazione è fatta bene. Oh! Come no? Dai! Ah! Bagnatissima come attrazione, eh? No, sì, ottimo. Anche questi dettagli apparentemente insignificanti sono molto belli. Questa sì, è proprio ben realizzata, mi piace tantissimo. Probabilmente è la mia attrazione preferita del parco. Devo ancora provare Freestyle, che è anche il mio primo stand-up coaster in assoluto, quindi anche per quello sono super curioso. Però al momento sì, questa è la mia attrazione preferita del parco. È lunga, ha un bel percorso, una bella scenografia, anche se si potrebbe realizzare meglio in alcune parti, che risultano un po' spoglie. Però senza essere troppo pignoli è un'ottima attrazione. Scenografia, poi il tema pirati in generale a me piace tanto. Sono due attrazioni unite ma distinte. Baia dei Bucaneri sarebbe quella che fa il perimetro dell'attrazione, sì, praticamente, con i cannoncini. Invece l'altro è Corsaro Splash. Ecco, l'altro è Corsaro Splash, che invece sono i classici autoscontri d'acqua. Ecco, sono questi qui, che hanno anche un solo cannoncino ma che spara molta più acqua. Quindi in realtà, se volete vincere facile, fate gli autoscontri acquatici. Però io così. Come faccio con una mano? Così, sì. Dobbiamo muoverlo e sparare con una mano. Sì, più o meno si riesce, dai. Però il mio spara, cioè, dai, ma che... Via, 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 veloce, veloce. No, 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 non fa, no, ma come no? Ma dai, ma devi no, distruggerlo. Sì, guarda, sì, non ci ha cagato nessuno. È vuoto questo. Oh, ragazzi, lui c'ha veramente la fobia di sta roba, eh. Cioè, non sta scherzando in questo... No, 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 ma cosa fai? Ma io voglio bagnare qualcuno. Ah, no, no, ah! Ma poi io sono di qua. No, vi prego, vi do 100 euro. Ah! Ah! Porca tutta vacca, tutta colpa mia. Ma perché ti sei fatto notare? Ma dai, ma ci siamo, guardaci. No, non ci arriverete mai fino qua, cosa fanno? Sì, sì, ci arrivano, eh. Secondo me ci arrivano. Cioè, se io faccio... No, sparali. Dai, ma guarda, ma spara pianissimo. Sparali forte. Oh, ah. Oh, ma che è? Non l'avevo visto. Ah. Oh, dai, ma non l'avevo visto assolutamente. Ma cosa sono sti archi d'acqua così? Beh, ci siamo assolutamente cioè io di meno non posso lamentare. Il posto più bagnato è il mio, non certo, è il tuo. Certo. Ma ti pare che scelgo a caso? Però dai, la tematizzazione, certo, è carinissima. No, qua lì mi bagno in quello spriccino lì. Guarda, no, quello piccolo, quello piccolo. No, questo non ci sto. Ah! Ah, mi è arrivato addosso. Ma perché ti sei alzato? Dai, ma te la devi prendere tu l'acqua, no io. Ma dai, ma infatti, ma proprio per questo. Carinissima la scenografia. L'esperienza, sì, che non l'abbiamo neanche fatto vedere. Ero troppo impegnato a non bagnare. Ci sei riuscito? Sì. Guarda. Guarda, dai, cioè, sei asciuttissimo.
Quindi nella piazza Giurassica, alle ore 15 esatte, fanno questo spettacolino per far ammirare i bambini dinosauri dal vivo. E ci sta, dai, è carinissimo. Un intrattenimento super educativo, raccontano la storia dei dinosauri. L'area, tra l'altro, è carinissima perché ci sono sparsi gli animatronics dei dinosauri. E tramite questi bottoni è possibile farli muovere le varie parti, vedete? Così muove la coda, così dovrebbe muovere la testa. Oh no. Vabbè, così muove il collo, sì. Beh, ci sta, è carinissima come interattività. Sicuramente ai bambini piace tantissimo. Oh, è uscito un raptor. Sto scherzando, sto giocando. Blu, indietro, vai, bravo. Carino questo spettacolo, dai. È il momento di freestyle, il mio primo stand-up coaster in assoluto. Giuro che non ne ho mai provato uno, anche perché non è che ce ne siano molti in giro per l'Italia, ma anche in giro per l'Europa, cioè non ce ne sono. Penso di no. Cioè, non lo so. Mi sa che è l'unico, quindi ho tantissimo hype. Poi provare un nuovo coaster è sempre una bella emozione. Fanno un sacco ridere le sedute, sono proprio dritte. È comodo. Il sedilino piccolo così, infatti, dentro, lo vedo, Non lo so. Una volta entrato. Vediamo. Diversa, finalmente, erano anni che non provavo un coaster nuovo a tutti gli effetti. Tutto sommato è un'esperienza che si gode. Fino al loop tutto liscio, dopo il loop dà un po' di botte, non dico ai livelli di Blue Tornado, ma ho sbattuto la testa parecchie volte. E ripeto, in generale è un'esperienza nuova. Se venite al parco esclusivamente per questo, vi dico che fate benissimo, perché voglio dire, è praticamente l'attrazione di punta di Cavallino Matto. Non capisco perché la faccia così poca gente. Sì, è vero, è un po' nascosta, un po' in fondo al parco, ma merita assolutamente, anche perché è l'unico coaster di questo tipo presente in Italia e suppongo, correggetemi voi, eventualmente in Europa. Non abbiamo altri stand up coaster. Questo è della ditta giapponese Togo, che è nata proprio costruendo questo tipo di coaster. Una ditta parecchio vecchia ma che è ancora operativa. E sì, dai, devo dire che a parte qualche scossone è approvatissimo. Molto bella anche la scelta del colore, questo giallo fluo che si fonde benissimo con tutta la pineta. Da su poi si vede tutto un panorama di alberi, perché sali proprio sopra la pineta, quindi vedi tutto un tappeto di alberi. È fighissimo. Bello. Ti è piaciuto? A me piace sempre. Stai, l'approvo. Lui l'approva, ragazzi. Approvo. Ok. Soprattutto per il colore. Mi piace un sacco il colore di questo. Sì, l'ho appena detto, è fighissimo. Hanno scelto veramente un ottimo colore. Anche Cavallino Matto quest'anno ha deciso di mettere uno spettacolo a tema magia. L'abbiamo già visto a Mirabilandia, l'abbiamo visto a Magicland e adesso l'abbiamo visto qui. Probabilmente quest'anno ai parchi gli è presa la voglia di mettere spettacoli a tema magia, che voglio dire, vanno benissimo e sono sempre belli da vedere. Fortunatamente tutti e tre quelli che ho visto sono oggettivamente spettacoli diversi, nonostante il tema sia più o meno lo stesso. Secondo me il migliore è quello di Mirabilandia, che hanno fatto a inizio stagione col Mago Casanova. Metterei questo al secondo posto e quello di Magicland a malincuore all'ultimo posto. Purtroppo quello spettacolo... ma un po' tutto, un po' la storia che c'era dietro, non è che mi abbia proprio fatto impazzire. Questo invece è molto bello da guardare. Ogni tanto c'è qualche pausa con gli spezzoni musicali. È apparsa all'improvviso anche Lady Gaga. Però vabbè, dai, è una cosa super piacevole da vedere. Sì, questo spettacolo promosso. Adesso, visto che siamo in zona, direi che è il momento di fare la Huracan Tower, che è anche la novità di quest'anno, perché a quanto pare l'hanno totalmente ritematizzato. Hanno aggiunto tutta la scenografia attorno, hanno cambiato la modalità di giro. Secondo me prima droppava e basta, adesso spara e droppa. Ah, ok. Eh sì, l'hanno reso un po' più completo. E Etnaland, a proposito, quando che vai a Etnaland? Oh, basta! Sì, dai, sarà la classica drop tower che fa anche il lancio da quest'anno, a quanto pare. Da su ci sarà una bellissima vista di tutta la pineta. Poi ingresso separato così. Huracan Tower. Andiamo. Non male.
male, non male. Allora, mi aspettavo qualcosa di più estremo, devo essere sincero. Anzi, sono stupito perché ho trovato una drop tower addirittura più soft, più leggera di Atlantan Tower, che fino ad oggi per me era la torre a caduta libera più family che avessi mai fatto. Lo so, quella di Atlantan è alta 60 metri, quindi per alcuni potrebbe far paura, ma in realtà, fidatevi, l'esperienza dell'Atlantan Tower è super leggera. Questa lo è ancora di più, ha un lancio super soft, è una cosa impressionante, cioè non lo senti proprio, è leggerissimo. Piacevole da fare, bella la vista dall'alto di tutta la pineta. Dal lato dove eravamo noi si vedevano anche tutti i monti e il verde, proprio il vedere tutto questo verde è una roba super rilassante per gli occhi. Come esperienza, sì, figo. Io non ho provato la vecchia versione, quindi non so dirvi cosa è cambiato rispetto alla vecchia versione. Molto bella la scenografia che hanno fatto. Hanno anche creato una sorta di storyline. C'è l'audio on board, prima di partire c'è questa sorta di pre-show con l'audio che dà il benvenuto a bordo di questa astronave, perché in realtà l'obiettivo di tutta l'esperienza è comunicare un messaggio agli alieni. Figo, dai, hanno creato una roba carina. Bello, no? Cosa? L'esperienza che hanno fatto, scusa. No, bello, bello, molto. Tu hai provato quella vecchia, molto meglio questa. Sì, dai, quello shot, quella storia. Esatto, questo che è dietro. Hanno messo carino tutta la storyline. Ottimo lavoro, cavallino matto. Accanto Huracan c'è Yucatan, quindi è una sorta di mini zona a tema Maya, però questo lo eviterei volentieri. Mi danno un po' di fastidio le flat ride di questo tipo. È un bel tema, anche la soundtrack che hanno scelto ci sta benissimo, una soundtrack epica, fatta bene, ci sta con il tipo di attrazione. Nulla da dire sulla scenografia, è figo, c'è una continuità tematica giusta, sia lì che qui con questa tematizzazione molto Maya. Adesso, prima di concludere la nostra giornata, io non ho ancora conosciuto le mascotte, quindi sono curiosissimo di vedere come sono fatte. E proprio a fine giornata, qui a Cavallino Matto c'è uno spettacolo con le mascotte che stiamo per vedere. Nel cuore di Raven montava una furia cieca incontrollabile, una gelosia che presto avrebbe fatto calare le tenebre. Il corpo artistico di Cavallino Matto è lieto di avervi presentato Crazy Horse di Adventure. Ora, Cavallino Matto va bene tutto, ma lei? Lei no, cioè avete fatto lui carino, ma che cos'è? È super creepy, questo è da riguardare, eh. Che cos'è? Ah! Ok, quindi termina così la mia prima giornata a Cavallino Matto, la nostra giornata qui al parco. Abbiamo concluso in bellezza conoscendo le mascotte, abbiamo visto lo spettacolino carino. Che dire del parco? Chris, vale la pena venire a Cavallino Matto? Allora, è proprio l'esatta definizione di parco divertimenti. Voglio fare l'esempio più vicino, non vi aspettate una roba tipo Gardaland, che voglio dire, non è che sia il top dei parchi nel mondo, ma sono due realtà diverse. Per quanto Cavallino Matto in ogni caso sia nella buona strada per diventare uno dei parchi divertimenti più importanti del territorio italiano. Hanno delle belle attrazioni, non c'è dubbio. Jurassic River vi confermo che è la mia attrazione preferita del parco. Molto bello Freestyle, che è un'attrazione unica che potete trovare solo qui a Cavallino Matto, quindi hanno anche l'esclusiva. Sono curiosissimo di provare il nuovo Pirati, non so in realtà come verrà fuori a costruzione completa, sarà sicuramente fighissimo, è un'attrazione importante del parco, ma bisogna aspettare ancora un po'. Altre note di merito, assolutamente il verde, è letteralmente il parco divertimenti più verde che abbia mai visitato, e questa cosa è ottima perché non è solo rilassante per gli occhi. Nei giorni più caldi, essendo immersi nella pineta, non si soffre minimamente il caldo, e oggi fidatevi, ha fatto caldo, ma si sta benissimo. C'è quell'arietta fresca che ogni tanto tira, che è super piacevole, ma in ogni caso è pieno di zone d'ombra, quindi in questo parco è assolutamente impossibile soffrire il caldo. Poi vabbè, ci sono le attrazioni in cui ci si bagna, ci siamo bagnati tantissimo nella baia dei bucanieri, quindi c'è anche un'ampia scelta se avete intenzione di bagnarvi. Quindi sì, la risposta alla domanda vale la pena venire qui? Assolutamente sì, se non ci siete mai stati a maggior ragione. Secondo me è un parco che merita e può solo andare a migliorare. Vi ricordo che non è nato con il concept di diventare un parco divertimenti, era un maneggio, quindi l'idea di parco divertimenti non c'era proprio. Negli anni si sono resi conto di quanto potenziale questo posto avesse. Piano piano stanno facendo un ottimo lavoro, quindi complimenti Cavallino Matto, mi sono trovato veramente bene. Anch'io. Meno male. Un saluto a Cavallino Matto. Un saluto agli amici di Questione. Bene, detto ciò, io come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Vi ricordo di mettere like al video se vi è piaciuto e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. E nulla. Ciao a tutti.